Ragazzi, io non ce la faccio più, è pieno di zanzare. Ma perché, ti danno fastidio? Di più, non le sopporto proprio. Pensa a noi, con tre zanzare usciamo pure con te. Falla finita tu, vabbè, ma hai provato a usare qualcosa? Tipo il cervello. Ma per le zanzare? No, in generale dico. Ma la smetti, intendo, che ne so, tipo l'autan. Non hai capito, io mi ci faccio il bagno nell'autan. E beh, non funziona? No. No, ma che ce fai, mica queste sono come le zanzare della morta. Ma dici? E dico sì, con quelle della morta bastava un bicchierino d'aceto, ma a queste si chiede l'autan, se lo bevono con la cannuccia tipo mojito. Ma se sopra c'è scritto zanzare comuni, zanzare tigri, addirittura secche, ce potevano scrivere pure rinoceronti, tanto l'effetto era uguale. Ma che poi non ho mai capito qual è la differenza tra una zanzara comune e una zanzara tigre. Che una rompi coglioni a righe e l'altra a tinta unita. Porca paletta cromatica. Ma non gli da retta, sono due tipi diversi, comunque cambia poco. E io ho detto scusa. Ma hai provato con quelle boccette che si attaccano alla presa di corrente? Sì che ci ho provato, costano 35 euro al litro li mortacci loro. E non ha funzionato? No, le zanzare entrano uguali. No, ma mica per zanzare quello. E per chi è? Quella è per te, anestesia, da tu respiri, te stordisce e non capisci più un cazzo. Porca paletta sedativa. Ma che è stato a dire, ga? E scusa, con gli zampironi hai provato? Che sono gli zampironi? Quelle cose verdi a spirale che si accendono. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Perché? Perché per dividerle mi si spezzettano tutte. Ma quelle fanno un filetto di fumo, per servire a qualcosa ne devi mettere 6 kg e accenderci un barbecue. Porca paletta affumicata. E la citronella? Le ci condiscono e basta. Ragazzi, trovate una soluzione. Io non ce la faccio più ad essere succhiato tutto il giorno. Di verità, avresti mai pensato di sentire una frase del genere in vita tua? No, in effetti no. Ma che poi non ho capito, ma quanto mangiano queste zanzare? Ma no, mica ti pungono per mangiare. Come no? Ma no. Ma pure per me, quelle ti pungono solo per darte fastidio. Ma mica lo mandano giù, succhiano e sputano, succhiano e sputano. Maledette sprecone. Ma che è stata di? Quelle prendono il sangue nostro perché il sangue è caldo e ci si covano le uova nella pancia. Non ho capito, che fanno? Covano le uova. E come? Col sangue nostro. Cioè col sangue nostro ci covano le uova. Sì. E quindi sono figli mia. Sono figli tuoi. Sono figli mia, sangue del mio sangue, quanti me ne ha ammazzati, disgraziato! Ah, raga, ma che siete matti? Ma una zanzara può essere figlia tua? Ah no! Ma no! Peccato, già mi c'era un po' affezionato! E mannaggino! Quelle sono figlie del zanzaro! Ma scusa, se la zanzara usa il sangue per le uova, il zanzaro perché lo usa? No, ma il zanzaro mica punge! E che fa? Il zanzaro si nutre con il nettare e poi si accoppia con la zanzara! Cioè, in pratica il zanzaro magna e scopa! Esatto! Tocca tenerlo presente per la reincarnazione a questo! No, mai poi mai! Io le odio le zanzare! Mi stanno rovinando la vita! Oh, Anna Magnani, a te mi sa che il sole t'ha biscottato il cervello. Se sapessi quello che è successo non diresti così. Ma perché? Che è successo? È successo che ho conosciuto una ragazza. E che c'entra con le zanzare? Forse per qua la storia che è su. State zitto un attimo, fammi sentire. C'entra perché ci siamo conosciuti mentre compravamo la racchetta elettrica a mazza zanzare. Ma dai, e com'è? È di plastica, col manico verde. Non come la racchetta, come la ragazza. La ragazza è bellissima, è molto gentile. È gentile? Sì, perché al negozio avevano finito le batterie per la racchetta elettrica. Allora lei mi ha invitato a salire a casa sua perché ne aveva un pacchetto in più. Guarda, eh! State zitto! E poi? E allora sono salito e abbiamo messo le batterie. Poi una volta lì, siccome erano le 5 del pomeriggio, mi ha chiesto se volevo fermarmi per un aperitivo. Guarda, eh! Smettila! Poi? Poi dopo il settimo spritz lei ha cominciato ad avvicinarsi. Guarda, eh! Oh, palla finita! E poi? Poi mi si è messa in braccio e tra un ding ed un dang ci siamo ritrovati sul letto. Hai visto? Poi? Poi ci siamo spogliati e stavamo per fare l'amore, quando a un certo punto abbiamo sentito... E che era? Era una zanzara! E dove stava? Nelle orecchie nostre! Io non ho mai capito perché te devono ronza in faccia, ma te possono pungere sui piedi a nassene! Ma no, è che loro non ci vedono e seguono il calore del respiro, capito? Capirai, con l'alito tuo qua la zanzara c'è partita da Rimini! Smettila tu, vabbè, ma non la potevate cacciare sta zanzara! Lei ha provato a prenderla con la mano, ma l'ha lisciata e mi ha dato uno schiaffone! Come uno schiaffone? Guarda, eh! Basta tu! Poi? Poi ci ho provato io. Ho visto che si era posata sulla spalliera. Allora ho preso il cuscino e gli ho dato una cuscinata fortissima. E l'hai presa? Alla zanzara no, ho preso lei. E lei che ha fatto? È caduta per terra. Guarda, eh! Ma te stai zitto. E poi che è successo? È successo che lei ha preso la racchetta che avevamo comprato e ha iniziato a cercare la zanzara. E l'ha trovata? Sì. E dove stava? Mi si era appoggiata proprio lì. Ma lì sul... Esatto, sulla punta proprio. Guarda, eh! E lei? Lei mi ha detto di non muovermi e ha acceso la racchetta elettrica. Guarda, eh! E poi che è successo? Mi ha elettroscioccato il pisello! E manco si te fai la sauna con l'acqua di Lourdes, c'ha speranza, te lo dico io! Lo penso pure io! Scusa, ma quindi che è successo? Si è disattivato, diciamo? No, anzi, è rimasto drittissimo! Ma allora non potevate continuare? No, perché faceva le scintille e lei aveva paura di prendere la scossa! O potevate infilare invece, magari gli si accenne per naso, era divertente! Ma la smetti? E poi quindi com'è finita? Che ho messo in moto la macchina senza usare le chiavi e sono tornata a casa!
casa. E con lei niente? No, non mi ha più scritto, ma io vorrei risentirla. Te credo, dopo quel colpo alle fulmine. Finiscila. Comunque se non t'ha scritto lei, io direi di lascia perdere. Ma dite! E dico sì, se è appena zanzara da brusto leader pisello, se entra un calabrone che te fa? Una rettoscopia con parafulmine. Non c'ha tutti i torti. E quindi non la posso rivedere? Direi che non è il caso. E quindi adesso... Io posso dire? Meglio di no. Me viene un po' da piagne.